Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina dedicata al Covid. Salgono le occupazioni di posti letto in terapia intensiva negli ospedali abruzzesi e con indicatori che vedono anche l'aumento di positivi si avvicina il rischio di zona arancione per la nostra regione. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verini al servizio di Paolo Renzetti. Assessore, si parla tanto di un Abruzzo vicino alla zona arancione, cosa c'è di vero in tutto questo? Ma noi abbiamo avuto nelle ultime 2 settimane un aumento dei ricoveri sia in area medica che nell'area delle terapie intensive. Questo aumento oggi però non ancora supera quella che è la soglia, quella che è la percentuale nazionale. Nella nostra regione abbiamo un'occupazione, o meglio ancora una saturazione dei posti letto al 19% e la soglia e al 20 per quanto riguarda le terapie intensive. Invece per quanto riguarda l'area medica abbiamo un'occupazione al 26% e la soglia è al 30. Quindi diciamo siamo vicini a quel limite che potrebbe poi portare al cambiamento cosiddetto di colore, quindi entrare in una zona. Ma ad oggi non c'è alcun rischio in questo passaggio, per questo passaggio. Io mi auguro che a più presto si possa andare anche verso una discesa, diciamo, di questa punta così elevata. È importante però vaccinarsi. La vaccinazione, come abbiamo sempre detto, è l'unico strumento che abbiamo per ridurre questo contagio e devo dire che nella nostra regione c'è una grande risposta. Nelle ultime settimane c'è stato un aumento di richieste sia come prima dose che soprattutto quelli che devono completare la terza dose, e proprio per questo apriremo delle giornate dedicate, daremo la possibilità oltre a coloro che si sono prenotati anche dare la possibilità a coloro che all'ultimo momento decidono così di voler avere il vaccino, quindi avere questa possibilità di andare presso degli hub che apriremo proprio in tutta la nostra regione per dare risposte a questa esigenza. E seppur in un momento storicamente complicato, il Partito Democratico critica la Regione Abruzzo per la gestione della campagna vaccinale. Il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, dopo aver sottolineato la collaborazione istituzionale anche nell'approvazione della legge di bilancio, invita l'assessorato alla sanità a prendere provvedimenti. Vediamo. Beh, noi siamo stati largamente disponibili e responsabili in questi 2 anni e mezzo. L'opposizione, dico tutte le opposizioni, hanno davvero dato una mano a questo governo regionale, anche accorciando i tempi dei confronti e delle discussioni sul fronte sia della programmazione sanitaria che per esempio di quello del bilancio e dell'ultima legge finanziaria. La verità è che però non si può non dire, quindi tacere di fronte alla mancanza della programmazione. Gente che fa enormi file sia per i tamponi che per quanto riguarda le vaccinazioni, in alcuni casi anche la impossibilità, come è stato nella provincia di Chieti, a prenotare per 4 settimane le vaccinazioni pediatriche per i bambini da 5 a 11 anni, per non dire ovviamente le attese infinite per le terze dosi e anche le altre dosi per le persone ovviamente che già da tempo potevano invece aver diritto alla vaccinazione stessa. Sono stati ridotti gli hub di 2/3, gli SPOC e gli hub, cioè i centri vaccinali, e soprattutto è stato ridotto anche l'ammontare delle ore lavorative all'interno dei centri vaccinali che erano rimasti aperti. Insomma, una carenza davvero molto grave. C'è anche però una carenza a proposito di questo di personale nei presidi sanitari, e questo un problema che si trascina da tantissimi anni. E questa è una vera e propria vergogna, perché hanno utilizzato in modo sconsiderato l'uscita dal commissariamento che con fatica, sia con la legislatura Chiodi che D'Alfonso, ottenemmo con tanti sacrifici, sacrifici poi pagati di fatto dagli operatori e dagli abruzzesi, e nonostante l'uscita dal commissariamento e la spesa di ben 100 milioni di euro in più sul personale, manca il personale. Anche in questo caso significa fare cattiva programmazione, cattiva gestione, non dare servizi, far esplodere la mobilità passiva, ovvero migliaia di abruzzesi che di più di prima vanno a farsi curare fuori, e allo stesso tempo creare anche un deficit.
Restiamo in qualche modo in argomento. Numeri importanti al hub vaccinale del Parco della Scienza di Teramo. Sono stati somministrati già 100.000 vaccini e la struttura è prima in Abruzzo per le terze dosi. Intanto la ASL e il Comune di Teramo lanciano per sabato prossimo un open night del vaccino. Ci si potrà vaccinare in questo hub fino a mezzanotte senza appuntamento. Tania Bonici Castelli. Quasi 100.000 dosi di vaccino somministrate, primo in Abruzzo per inoculazioni delle terze dosi. Parliamo dell'hub vaccinale dell'ASL di Teramo, allestito nei locali del Parco della Scienza, nel quartiere teramano della Gammarana. Sono circa 1.500 i cittadini che ogni giorno vengono qui da tutta la provincia di Teramo. Sono davvero in tanti, ma le operazioni si svolgono con grande ordine, grazie all'organizzazione messa in atto dagli operatori sanitari e dai volontari. Responsabile dell'hub, il dottor Dimitri Cagliacudas. Oggi è un giorno standard, come ieri, come sarà domani, quindi abbiamo prevalentemente, per non dire esclusivamente, i prenotati, perché sono tanti, sono 1.500 prenotati ogni giorno. E la notizia bellissima è che su 1.500 prenotati, vaccinati, scusatemi, siamo costantemente a oltre 200 prime dosi ogni giorno. Come mai si sono ricordati così tardi di farsi la prima dose? Non lo so, forse il decreto, forse l'obbligo, forse il Green Pass, forse l'informazione, tutto questo fa sì che abbiamo queste prime dosi. Quante linee vaccinali potete disporre qui al Parco della Scienza? 3 o 4 ogni giorno, dipende dalla fascia oraria, dall'afflusso. Cosa consiglia agli utenti prima di venire a vaccinarsi? Allora, sottolineiamo sempre l'importanza della prenotazione, che agevola l'utente e agevola la nostra organizzazione. E la nostra raccomandazione è scaricare dal nostro sito il modulo, compilarlo a casa, che poi abbrevia questo fatto moltissimo il tempo di permanenza all'interno dell'hub. Raggiungere quella fascia di popolazione che finora non si è vaccinata è diventato l'obiettivo principale dell'ASL di Teramo, che in collaborazione con il Comune di Teramo sabato prossimo 18 gennaio svolgerà nell'hub del Parco della Scienza l'open night del vaccino dalle 20 alle 24. In questa lunga giornata sarà possibile immunizzarsi presentandosi senza appuntamento. Saranno allestite 7 linee dedicate a chiunque abbia superato i 12 anni di età. Sabato vaccineremo mattina e pomeriggio come di solito e poi andiamo avanti per un open night tra le 20 e 24, tutte le età dai 12 anni in su. Senza prenotazione? Senza prenotazione, sì. L'amministrazione comunale di Pescara invece sta lavorando nella sede del centro direzionale De Cecco, dove, come ha assicurato il primo cittadino Carlo Masci, aprirà il nuovo centro vaccinale. Vediamo il servizio. È iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo hub vaccinale di Pescara. Come noto, sorgerà nel Palazzo Fuxas in via Einaudi. Si stanno portando avanti in questi giorni intanto i lavori di adeguamento della struttura, che aprirà al massimo entro 10 giorni, come assicura il sindaco Carlo Masci. Noi abbiamo preso possesso di quello spazio, abbiamo verificato il numero di parcheggi nelle vicinanze, ci sono circa 300 posti auto, quindi sufficienti per accogliere tutti coloro che andranno a vaccinarsi in questo periodo. Stiamo smontando dei pannelli per creare degli ambienti molto ampi, il lavoro in corso prosegue alacremente. Quindi nei prossimi giorni la struttura sarà a disposizione della ASL nei termini necessari per aprire il centro vaccinale, il secondo centro vaccinale, anzi il terzo centro vaccinale, perché ne abbiamo anche uno per i bambini da 5 a 11 anni. In questo momento è possibile dare una data approssimativa per l'apertura? Ma io credo che la ASL si sia data una scadenza, che è quella di non il prossimo lunedì ma quello successivo, credo che sia il 24, quindi fra 10 giorni più o meno. E ora cambiamo pagina. È allarme inquinamento per i fiumi Vomano e Tordino dopo lo sversamento di reflui zootecnici. I risultati delle analisi effettuate preoccupano l'ARTA, che nei prossimi giorni avrà un quadro della situazione più chiaro. Ci dice di più Stefano Recanati.
Tutto è cominciato lunedì scorso con la denuncia da parte dei residenti, i quali hanno cominciato a percepire nell'aria un acuto sentore di stallatico. I carabinieri forestali hanno così avviato le indagini. Dalle analisi effettuate sui campioni prelevati nei fiumi Vomano e Tordino, grazie anche alla collaborazione di Art Abruzzo, sono venuti fuori valori inquinanti molto elevati. Da un primo risultato analitico, come conferma il presidente di Art Abruzzo Maurizio Dionisio, è stata riscontrata la presenza massiccia di Escherichia coli, da 58.000 a 72.000 unità per 100 millilitri, batteri provenienti da contaminazione organica e fecale e miasmi tipici di reflui zootecnici, che di conseguenza hanno reso le acque torbide e con presenza di schiuma. In tre punti, Ponte per Varano e Conateramo e in località Venaquila a Montorio, sono stati riscontrati livelli anomali di ammoniaco, azoto totale, fosforo e COD, indicatore che determina la quantità di ossigeno necessaria per ossidare chimicamente le sostanze inquinanti. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi prelievi, ma la grande forza rigeneratrice della natura, prosegue Dionisio, ci mette a riparo dalle scellerate attività dell'uomo. Le aste fluviali, a differenza dei laghi, sono in continuo movimento e la velocità delle acque con ogni probabilità hanno già portato gli inquinanti a valle rispetto al luogo dove sono state riscontrate, ed è molto credibile che nei prossimi giorni il fenomeno sia terminato. L'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine sugli sversamenti ora è fondamentale per evitare nuovi episodi spiacevoli in futuro. Mentre, conclude Dionisio, i laboratori lavoreranno per fornire gli esiti analitici sia per quanto concerne i campioni forniti dal Corpo Forestale dello Stato, sia per quanto riguarda le acque prelevate dal fiume Vomano destinate al consumo umano in ingresso al potabilizzatore. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che per i lavori di adeguamento sismico del viadotto Genzano, dalle ore 22 di venerdì 14 gennaio alle ore 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia della tratta dell'autostrada A24, compresa tra gli svincoli di L'Aquila Ovest e di Tornimparte. Conseguentemente, nel giorno e negli orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma A25 e diretti verso L'Aquila Teramo, sarà disposta l'uscita obbligatoria dall'autostrada 24 allo svincolo di Tornimparte, mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25 Roma, l'uscita obbligatoria sarà disposta allo svincolo di L'Aquila Ovest. Per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la strada statale 17 e la strada provinciale 1 a Miternina per Villa Grande da e per L'Aquila. Dal PNRR arrivano 5 milioni di euro che saranno utili per realizzare i lavori di completamento del nuovo comune di Avezzano. Vediamo il servizio. In arrivo 5 milioni di euro per il completamento dei lavori al nuovo municipio di Avezzano. La svolta giunta prima di Capodanno è arrivata dal Ministero dell'Interno, che tramite decreto ha individuato i comuni beneficiari del contributo previsto dal DPCM del 21 gennaio 2021 per oggetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione del degrado sociale, fondi confluiti nell'ambito del PNRR. Ai 5 milioni se ne aggiungeranno altri 2,5 già messi in bilancio dall'amministrazione comunale, per un costo complessivo dell'intervento che si aggira sui 7,5 milioni di euro. Nelle casse del comune arriveranno 771.000 euro nel 2022, 1,6 milioni nel 2023, 1,7 milioni nel 2024, 779.000 euro nel 2025 e 681.000 euro nel 2026. Altro passo deciso nel completamento della storica incompiuta di Avezzano, dopo l'accordo transattivo con IRIM che ha messo fine al contenzioso che da anni paralizzava l'ente per la riqualificazione del nuovo municipio. Il problema principale era quello relativo alla gestione del nuovo municipio, che riguardava l'IRIM, una questione che comunque si è protratta per tanto tempo e che è arrivata ora finalmente alla conclusione. Era stato richiesto la volontà, se ci fosse la volontà della polizia locale, di trasferire i loro uffici nel nuovo municipio, e questa volontà c'è stata data e quindi si andrà avanti per questa strada. Si sta valutando anche la possibilità di trasferire gli uffici dell'Agenzia delle Entrate all'interno del nuovo comune, e anche questa volontà è stata recepita, quindi c'è questa possibilità in essere. Ora qual è l'ultimo step? L'ultimo step è quello che proprio ci verrà concesso dall'arrivo dei fondi del PNRR, che consentirà appunto di ultimare i lavori che servono per far sì
che il nuovo comune di Avezzano sia realmente un comune non solo nuovo nelle intenzioni, negli intenti, ma che sia un comune nuovo, bello da vedere realizzato sulla città. Quanto servirà? Non voglio dare un termine, perché poi quel termine diventa un motivo di attacco politico. Dopo le associazioni di albergatori, anche i consiglieri di opposizione sono andati all'attacco del sindaco Mario Nunes e della sua amministrazione a Roseto degli Abruzzi sulla scelta di aumentare la tassa di soggiorno. Ai nostri microfoni il primo cittadino rimanda le accuse al mittente e apre un confronto in vista proprio della bella stagione. Vediamo. Mai un turista va a scegliere una località andando a controllare quant'è l'imposta di soggiorno, ma controllerà se in quel territorio ci sono dei servizi. Risponde così Mario Nunes alle critiche innalzate nei giorni scorsi da alcune associazioni di albergatori e dalle opposizioni riguardo l'aumento e la destagionalizzazione della tassa di soggiorno nel comune di Roseto degli Abruzzi. Un'operazione per far cassa, secondo questi ultimi, mentre per il primo cittadino resta una tassa di scopo per effettuare manutenzioni mirate sempre nell'ambito del turismo, come l'avvio del servizio dei bus navetta. Si innalza in maniera lieve e si allarga gradualmente il periodo. Alcuni comuni già hanno dal 1 gennaio al 31 dicembre. Noi, per non avere un impatto troppo duro, abbiamo scelto per quest'anno dal 1 aprile al 31 ottobre, ma l'obiettivo è proprio quello di allargare, di destagionalizzare, di dimostrare con i fatti che noi lo utilizzeremo al meglio. Poi un messaggio agli albergatori che avevano chiesto addirittura l'abolizione della tassa di soggiorno. Venite, parliamo, incontriamoci e dialoghiamo, come abbiamo fatto d'altronde dal primo giorno dell'insediamento. Questa categoria, questa associazione l'ho incontrata, nonostante ovviamente sono stati anche candidati con coalizioni avverse, ma questo non è un problema, perché per quanto mi riguarda io sono il sindaco di tutti. Ma se la critica è strumentale e si dicono cose false, che si metterà in ginocchio un sistema, e questo rimando al mittente, non si mette in ginocchio nessun sistema. A differenza della scorsa amministrazione, questa allargherà il tavolo tecnico anche ai commercianti, che sono parte integrante del turismo in città. Noi siamo invece per riallargare in maniera positiva e costruttiva a tutti coloro che hanno però una costituzione reale, cioè coloro che rappresentano davvero qualcuno e che esistono. Cioè, per esistere devi avere uno statuto, devi essere costituito e soprattutto devi avere anche una base che ti va a rappresentare. E siamo ora alla pagina dello sport, parliamo di calcio di Serie C. A fronte di svariati rumors circa nuovi innesti, il mercato del Pescara non decolla perché le uscite restano complesse. L'ingaggio elevato frena la cessione di Cristian Galano sia in Serie B che in Serie C. Intanto il tecnico Auteri continua a provare la coppia di centrocampo Diambo Derisio, che potrebbe essere quella da schierare contro il Montevarchi tra 9 giorni. Il servizio. Mercato complesso quello del Pescara, grande fatica a concretizzare le uscite e questo rallenta la possibilità di fare innesti. Quel che è certo è che Guido Marilungo, Cristian Galano e Giuseppe Rizzo continuano ad allenarsi a parte, non in gruppo, tutti in attesa della chiamata giusta. La sensazione però è che Galano possa uscire solo con un importante intervento del Pescara a livello di incentivo. Anche in Serie B è difficile trovare in piena pandemia un club disposto a garantire l'attuale ingaggio al Robben delle Puglie, che a 30 anni e per il rendimento messo in campo nelle ultime 2 stagioni ha perso lo status di giocatore titolare di impatto nella serie cadetta. A vuoto al momento i tentativi di club interessati quali Ternana ed Ascoli. A maggior ragione anche in Serie C è difficile trovare società che possano sostenere un certo tipo di contratto, anche se almeno nella terza serie un Galano motivato e al centro del progetto può fare la differenza. In sostanza, se le pretese non si abbassano, non è da scartare l'ipotesi che l'esterno foggiano possa restare fino a giugno al libro paga del Delfino. Si allungano i tempi per Mirko Valdifiori. Sui social il centrocampista romagnolo ha fatto intendere che i tempi della sua quarantena si allungano. Il giocatore è ancora nella sua Ravenna e questo rallenta la pianificazione del suo futuro, poiché Valdifiori solo quando rientrerà a Pescara si siederà a tavolino con la dirigenza per discutere del futuro. Palermo e Siena sono le società che si sono mosse e soprattutto i toscani potrebbero affondare qualora si creino le giuste condizioni. Circa le altre potenziali uscite, Bocic, Frascatore, Nzita continuano ad allenarsi pienamente in gruppo, anche Michael De Marchi, che ha degli estimatori ma che dovrebbe restare in riva all'Adriatico. In attacco il Pescara, quando ci sarà spazio salariare, vorrebbe fare un esterno, si torna a parlare di Borello del Crotone, ma una eventuale uscita di De Marchi renderebbe necessario innestare una punta alternativa a Ferrari. C'è Jacopo Cernigoi in uscita dal Seregno, a meno che nell'ottica della linea verde non si punti forte su Vladislav Blanuta.
Non sono da escludere operazioni futuribili coi vari Veroli e Delle Monache finiti nei radar di Parma e Sampdoria. Intanto la squadra continua a lavorare. Ieri seduta differenziata per Ferrari e Memusciai. Continua a fare parte del gruppo il centrocampista spagnolo in prova Aran Lescano, classe 2003, in gol nel galoppo col Pineto e che sta destando una discreta impressione. Nelle sedute Auteri continua a provare De Risio in coppia con Diambo. Con la squalifica di Pompetti potrebbe essere questa la coppia di mediani per la gara col Montevarchi. Ritrova la terza serie dopo parecchie stagioni e cercherà di aiutare il Teramo nella rincorsa alla salvezza. Cosimo Forgione, prima parte di stagione col Fiuggi, racconta anche il retroscena relativo al suo passaggio in biancorosso. Vediamo. È una cosa che comunque ho sempre cercato in questi anni. Magari, come ho detto nell'intervista, per motivi personali e scelte personali non sono riuscito ad averla. Quindi queste occasioni che mi è capitata, grazie comunque alla società, ai direttori che mi hanno dato questa possibilità, la prendo con entusiasmo importante. È vero che sei stato di fatto intercettato quando stavi, insomma, già decidendo di andare in un'altra squadra che era un po' più a nord rispetto a Teramo? Cioè, la telefonata è arrivata mentre tu ti stavi praticamente recando ad andare a chiudere a Carpi, se non erro. È vero di questa trattativa. Io avevo comunque due squadre importanti, anche il Carpi, avevo anche il Bitonto che stava vincendo il campionato. E quindi appena mi è arrivata la chiamata che ero in macchina ho subito comunque messo il navigatore verso Teramo. Io conoscevo Teramo negli anni precedenti perché ci ho giocato qui col Campobasso parecchi anni fa. So che comunque è una grossa piazza, io sono stato in piazze importanti dove il tifo fa la differenza. Sappiamo che c'è una tifoseria importante, dobbiamo cercare di dare il massimo per comunque creare entusiasmo, che è la cosa migliore. Quindi questa è stata la mia scelta anche per il fatto che questa tifoseria merita tanto. A me piace giocare semplice e piace inserirmi senza palla. Quello che chiede comunque l'allenatore in questo periodo, mi sto riuscendo a capire le sue idee. Quindi sono un giocatore che va a recuperare palla e si butta negli spazi, dettare un po' d'equilibrio lì in mezzo. Più giocatori importanti ci sono in una rosa e più si riesce a fare un campionato da vertice, quindi ben venga che ci sia affollamento nel modo giusto, perché comunque il mister chiede tanto, chiede di sacrificarci, quindi servirà l'aiuto di tutti. E non è il singolo che fa la differenza, ma in qualsiasi squadra. Se tutti sono con la testa giusta verso un unico obiettivo, si può comunque fare qualcosa di importante. La prima parte di questa stagione che tu hai vissuto in Serie D con il Fiuggi, insomma un bilancio di quello che è stata una stagione, metà stagione? No, lì comunque stavamo facendo un grande campionato, eravamo lì, tranne l'ultimo periodo dove comunque ci può stare di sbagliare qualche partita, quindi ancora è lungo il campionato, quindi ancora non si sapeva come andava a finire, però l'obiettivo era comunque quello di vincere. Poi comunque alcuni giocatori come io e altri giocatori abbiamo preferito andare via, quelle sono scelte che comunque tengo per me. E chiudiamo con una notizia di pallavolo, seconda sconfitta in campionato per l'AB Pineto che cade in casa di Grottazzolina al quinto set. Nonostante la lunga pausa, il sestetto di Rominelli ha sfoderato una prova coriacea e, avendo perso al tiebreak, ha strappato comunque un punto e mantenuto il primo posto in classifica. Questi parziali 25-19, 18-25, 27-29, 25-16, 15-10. L'AB Pineto chiude così l'andata con 33 punti, più 2 su Grottazzolina e Macerata, e nel primo turno di Coppa Italia affronterà l'ottava in classifica, Belluno, probabilmente il 26 di gennaio. Sempre contro i Veneti, mercoledì 19 gennaio, l'ABBA disputerà il secondo recupero, valido per la prima giornata di ritorno. Di tutto ciò si parlerà questa sera nella trasmissione Pallavolè di Sergio Zappalorto, in onda a partire dalle ore 21.
Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. A breve tutti i servizi che avete visto saranno pronti on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Invece i nostri TG tornano con le prossime edizioni delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.